Direi di entrare subito nel merito. Ma cosa sta succedendo alle app? È vero che sì, è vero, cioè, sono state utili, sono utilizzate, ma c'è qualcosa di nuovo, i bot che le soppianteranno? Certo, allora magari inizio a darti un po' di contesto anche per chi ci ascolta. Diciamo tutti i brand tecnologici più importanti, parliamo di Facebook, ma in realtà anche Microsoft, Google, hanno nella loro strategia un migliore utilizzo della messaggistica, del messaging, quindi parliamo di Messenger, di WhatsApp, di tutte queste, di Telegram, tutte queste piattaforme diciamo di messaggistica. Perché? Perché da un lato nessuno più scarica app, quindi i download delle applicazioni si sono un po' fermati su tutti gli store, e dall'altro le uniche applicazioni che crescono sia come numero di utenti sia come utilizzo giornaliero sono appunto le applicazioni di messaggistica, e quindi è come se gli utenti fossero sul messaging. E diciamo poi ci sono i brand, le aziende, quindi la loro idea è un po' quella di trasformare queste piattaforme da un luogo dove gli utenti parlano tra loro a un luogo dove possono interagire anche con i brand, con le aziende, anche in senso commerciale. Quindi questo è un po', diciamo, il contesto. In tutto ciò, questi bot sono delle sorte di applicazioni sulla messaggistica che girano appunto su Messenger, su WhatsApp in futuro, a breve, con cui diciamo i brand hanno, nel caso editoriale ma anche nel caso diciamo di prodotto, hanno una possibilità di interagire con i propri utenti in maniera diciamo naturale, però anche un po' scalabile. Infatti, ecco, mi viene in mente poi che chiacchierando prima mi parlavi del caso della Cina, no? Che con WeChat, avendo poi saltato determinati step dello sviluppo della digitalizzazione, ha dei numeri stratosferici, ma il potenziale è così alto anche da noi? Sì, esatto, diciamo che la Cina è un caso molto interessante perché in realtà tutto questo, questa trasformazione della messaggistica quasi in piattaforma commerciale, è qualcosa che in Cina è già avvenuto. In Cina c'è questa diciamo, piattaforma che si chiama WeChat, che è un po' diciamo, un messaging ma anche social network, su cui in realtà transano moltissimi soldi, 500 miliardi all'anno, e tu calcoli che ci sono anche dei business che magari fatturano 10-20 milioni, quindi un fatturato importante, che non hanno un sito web e neanche un'applicazione, quindi è tutto su WeChat. Ci sono delle ragioni un po' per cui questo è avvenuto in Cina. Sicuramente, diciamo, comunque la tendenza che vediamo è anche a portare questa tecnologia da noi. Quindi probabilmente, sicuramente questo crea, ecco, va a sbloccare una parte di quel mercato, soprattutto di utenti non particolarmente tecnologici, che magari farebbero fatica a scaricare un'app, farebbero fatica ad andare sul web in maniera, diciamo, come dire, completa, no? Così. Però nel contempo sono molto, come dire, capaci sui messaggi, su WhatsApp, su Mi Messenger. viene da pensare anche agli antipodi, no? Gli anziani, ma anche i giovani, per i millennials. Assolutamente, i millennials diciamo che spendono ore, addirittura statistiche dicono 2-3 ore al giorno su queste piattaforme. Però è esattamente questo il punto, cioè anche per dire. Magari tutta una fascia della popolazione che oggi è un filo fa fatica ad andare online, no? Può trovare in questo strumento come dire, un canale diciamo anche semplice, onestamente. E intanto infatti non sarà probabilmente solo limitata a tutta una parte di brand, ma pensiamo a tutti i servizi, al limite anche alla pubblica amministrazione, oppure a tutta una serie di servizi con cui. Come funzionano poi nella pratica? Certo, diciamo che i bot sono, come dire, hanno un po' il vantaggio di essere naturali nel modo di interazione, ovvero il bot è un'applicazione che, come dicevo, abita sulla messaggistica, su Messenger, a breve su WhatsApp o su Telegram, con cui gli utenti interagiscono di fatto scrivendoci, oppure anche volendo mandando dei clip, diciamo, audio, quindi parlandoci. Ma il punto è proprio quello, cioè non c'è un'interfaccia nuova da capire, da imparare tutte le volte, ma è tutto estremamente naturale. Quindi, nel caso, per esempio, di un brand editoriale,
Questo chiaramente è ottimizzato sulla distribuzione dei contenuti, quindi gli utenti per esempio chiedono notizie, non so, su una squadra, nel caso dello sport, del calcio o di qualsiasi altro tipo di tema, chiedono una notizia, ricevono degli articoli, possono abbonarsi o comunque possono ricevere degli update se lo vogliono sui temi che gli sono, diciamo, di loro interesse. Diciamo la particolarità del bot è che tutto poggia su una tecnologia che si chiama machine learning, ovvero, diciamo, apprendimento da parte della macchina. Intelligenza artificiale. Praticamente è sicuramente un pezzo di questa intelligenza artificiale. Quindi cosa succede? Che il bot all'inizio di un certo tema tendenzialmente non sa nulla, però ha la proprietà di imparare man mano che dialoga con gli utenti e quindi diciamo gradualmente, magari all'inizio ha delle, come dire, interazioni un po' più semplici, un po' più guidate, ma gradualmente crea tutto quello che è il dominio di contenuti semantico di una certa verticale, che sia diciamo la pubblicità, che sia il calcio, che siano le auto, le moto, la cucina, crea, diciamo, la conoscenza sufficiente poi per avere delle interazioni sempre più complesse e sempre più complete e più intelligenti. Voi offrite questo servizio al mercato? Cioè, insomma, chi vuole realizzare un bot può venire da voi, e come si compone? C'è una parte tecnologica, una parte poi l'interazione la continuate a gestire voi? Sì, allora questo è un punto molto interessante, tra l'altro un mercato che si sta aprendo e che noi crediamo, diciamo tutti i media più o meno in tempi, ripeto, più o meno rapidi avranno in un certo senso, diciamo, nel loro interesse. Oggi non c'è ancora nessuno posizionato in maniera forte sulla realizzazione e poi sul mantenimento di questi bot tendenzialmente in Europa. Ci sono sicuramente qualche caso, ma ne è ancora un po' sporadico, no? Quello che noi stiamo facendo è abbiamo creato una piattaforma tecnologica piuttosto avanzata per supportare tutti i brand nella creazione e poi nel mantenimento di questi bot. L'ambizione è un po' quella di chiaramente portare una tecnologia che è molto avanzata e si è un po' sviluppata in America, per come molto spesso succede, portarla in Europa. Ci stiamo posizionando in Italia, abbiamo una pipeline molto lunga, partendo dai media con cui abbiamo, diciamo, diverse centinaia in realtà di bot che devono uscire o che sono già usciti, e diciamo partendo appunto dai media offrire un servizio, diciamo, completo, quindi dalla realizzazione poi, diciamo, al mantenimento e questo progressivo aumento di intelligenza. E da un punto di vista del cliente, tipicamente, allora, i clienti chi sono? Nel caso dei media appunto sono publisher online, ma ci sono anche diciamo molto di interesse anche per la carta stampata. Nel caso dei brand andiamo da brand del fashion, dalla cosmetica, a diversi settori tendenzialmente consumer. È un'integrazione piuttosto facile, perché per i publisher diciamo ci si può integrare in maniera piuttosto semplice con i loro contenuti, per chi non ha contenuti ma ha prodotti anche lì, diciamo, ci si può integrare in modo semplice. E soprattutto la cosa che noi portiamo non è solo il bot di per sé, ma poi è un tool, una piattaforma di analytics, comunque di generazione di insight, che chiaramente è personalizzata per quel settore, quindi c'è gli insight o comunque le metriche da tenere in conto sono diverse nel caso dell'editoria all'automobile piuttosto che diciamo ai brand o ai servizi diciamo di trasporto, faccio per dire. Quindi è un pacchetto completo per consentire al brand di entrare sul messaging e di usarlo come canale.